Buondì raga, devo fare tantissime cose oggi e quindi vi porto con me. Prendo i vestiti per scegliere cosa indossare oggi. Ok, outfit semplice. Prendo l'accappatoio e andiamo a fare la doccia. Ok raga, mi sono lavata, adesso pettino al volo i capelli e devo uscire, altrimenti farò tardi sicuramente. Adesso usciamo. Ecco la mia macchina tutta sporca. Sono arrivata con mezz'ora di ritardo perché c'era un traffico che non potete immaginare. Ok raga, ho finito, adesso devo pranzare perché è l'una e poi devo andare a fare le unghie. Beh, questo cancello è pesantissimo. Ragazzi, sto mettendo la benzina perché così mi dura tutta la giornata e nulla, poi penso di andare al Mac. Raga, sono al Mac, sto aspettando che mi diano il mio ordine e lo mangio velocemente. Eccomi. Ho preso due penne, le ricche, le crocchette, una Coca-Cola, di tutto. Allora, sono tornata a casa, dovrei mettere un po' a posto, però forse non ho tempo perché a parte devo andare in bagno e poi devo fare un attimo altre cose e tra mezz'ora devo andare a fare le unghie. E rieccoci qui, non ce la faccio più a guidare. Sto facendo le unghiette da Giovi. Unghie fatte. Eccole qui, semplicissime, perché domani ho lo shooting per i gioielli e quindi mi servono le unghiette semplici. Adesso devo andare dall'orafo. Cioè, raga, ma guardate che schifo. Raga, orafo fatto, adesso sto tornando. Mi hanno dato tutti gli anelli, tutti i campioncini degli anelli che dovrò caricare a breve. E ora devo tornare a casa, fare la borsa, andare da Christian e sistemare di nuovo tutti gli anelli per lo shooting che farò domani. Come al solito c'è il traffico, anzi ora qui c'è il semaforo e niente. Fatemi sapere se volete la giornata di domani perché così ve la registro e adesso non ce la faccio più a registrarla perché devo fare altre 3.000 cose e sicuramente mi dimenticherò. Oggi non devo mettere in ordine la mia stanza ma devo pulire la mia stanza. Iniziamo quindi da aprire tutte le porte per far arieggiare. Fortunatamente è anche una bella giornata. E togliamo tutto così da far arieggiare anche il letto e così cambiamo anche le lenzuola. Raga, purtroppo non trovo mai coprimaterasso e lenzuolo abbinato e quindi mi dispiace, ma sarà sempre così. Sposto tutti i cuscini e tolgo tutto. Nel frattempo poso tutti quei vestiti che ho qui e anche tutte queste borse. Devo posare anche questi giubbini qui, questa pelliccia anche. Raga, io non so più dove mettere la mia roba, cioè non c'entra proprio più nulla. Cioè, raga, vi giuro che io sto sognando da un anno la mia nuova cabina armadio. Ok, puff svuotato, lo togliamo da qui perché così passiamo l'aspirapolvere. Anche questo fuori al balcone. È arrivato il momento anche di posare questi perché non li utilizzerò più, quindi vediamo dove metterli. Aspirapolvere. Svuotiamo anche questo bidone perché è pieno zeppo. Ok, adesso mettiamo a posto qui. Nel frattempo piove e quindi ho preso di nuovo la coperta che avevo messo fuori e anche il puff. Posiamo tutte queste cose. Raga, anche i tuoni, non lo so, ma perché? Cioè, raga, ma quanto piove? Nel dubbio, chiudiamo. Scrivania in ordine. Mettiamo anche il computer. Coprimaterasso, cuscino. E sto cercando il lenzuolo. Ed eccola qui, finalmente ordinata e pulita.